Emergenza coronavirus, dopo lo zero di ieri, oggi due nuovi contagi, i positivi sono 1289. Dopo la proroga dello stato di emergenza da parte del governo, nuova ordinanza del presidente della regione Calabria, Iole Santelli, previste regole più stringenti sugli arrivi da fuori regione e sugli sbarchi. A Botricello, nel Catanzarese, un autotrasportatore di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri per abusi nei confronti di una ragazza di 13 anni, adescata sui social spacciandosi per un ventenne. Continua l'esodo dei vacanzieri diretti verso sud, il traffico è scorrevole su tutta la A2 autostrada del Mediterraneo, solo agli imbarchi per la Sicilia anche 3 ore di attesa.